Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Randomizer Nuzlocke versione nera. Nello scorso video ho sconfitto il primo capo palestra della regione di Unima e ho anche aiutato Zania a trovare un Munna che poteva appunto avere fumo onirico. Ora, nuovo percorso, nuova cattura, percorso 3, oh yes, oh yes, oh yes. Dove stiamo andando? Percorso 3, certo. Ah, ma questo è l'asilo! I bimbi che giocano a Pokémon, ma anche le maestre. L'allegria dei bambini e dei Pokémon che mi circondano mi rende invincibile. No, meglio di no, meglio di no. Mo' ha un Rayquaza. Ma bel match, maestrina, dai, sei bravina, dai, te lo concedo. Ah, qua è pieno di bambini che giocano a Pokémon, no. Iperraggio? Ti immagina veramente iperraggio? Questo mi sfascia. Aspetta che devo fare una cosa, Ma non scivola, ma... Non è vietato usare le pensioni nelle Nuzlocke, dipende tutto se vuoi farlo o meno. Non è una regola, è una regola opzionale non usare le pensioni. Se vuoi usarle, usale, io non le uso. Oh, senti un po', però io qua devo fare la cattura. Diamoci una mossa a trovare una zolla d'erba. Mi ricordo... Qui ci cattura Epidove nel 2010, quando uscì il gioco. In giapponese era addirittura. Ora che abbiamo entrambi la medaglia Tris, vediamo chi è più forte nella lotta. Un ciao sarebbe gradito. Quindi ciao, mia. Un Burn, un Baneri. Ah, ho detto Burn, vabbè. Baneri, non male. Ha un Namel. Ok. Abbiamo lo stesso numero di medaglie, ma sono più forte io, com'è? Gioco a Pokémon da 20 anni, sai. Levatevi di mezzo! Ah, pensavo che fosse Belle che urlava perché non si poteva fermare. Ma che succede? Belle, perché corri così? Avete visto in che direzione sono scappati i tizi che correvano poco fa? Da quella parte, perché? Quei tizi hanno rapito i Pokémon di questa bambina e non potevi dirlo subito? In effetti ha ragione. Bel, tu rimani qui con lei, va bene? Io e Link andremo alla cattura di quei due ballordi. Attenzione. Lampharos! Allora... Non dovrei mandarlo KO, ma anche se può. Se... No, nulla proprio, nulla. Va bene, va bene, va bene. Allora, facciamo con Slavina. Sperando che non sia super efficace. Se è super efficace, mi tolgo le cuffie e me ne vado. Buono. Se devo fare le catture, devo essere pronto a tutto. Tranne i leggendari. A questo livello. Yeah! Preso Ampharos! Grande! Veleno fuoco! Bello veleno fuoco! Mi piace! La punta della sua coda brilla. In passato le persone si inviavano segnali usando la luce della coda. Soprannome? Ma certo! Tesla! E non Tesla come la macchina, ma come Nikola Tesla, sia chiaro. Le cose vanno fatte bene. Ok, prendiamo un po' un oggetto. Baccanaca. Perfetto. Ok. Posso andarmi a curare Pokémon? Allora. Ah, è andato qui. Perfetto. Allora, vediamo un po' cos'altro c'è qua. Chi altro potevamo incontrare? Gastly! Beh, non male, non male. Si evolve presto. Aspetta, questa è un'allenatrice. Vabbè, posso giocarmela cool, dai. Perfetto. Allora, dopo faccio il cambio. La classica strategia: metti Pokémon debole davanti e cambialo quando con un altro più forte. Certo, certo. Tosta sta allenatrice, ma almeno ho Ampharos al 10. Tesla. Ho Tesla al 10. Baccarancia, non male. Non male. Va bene. Legame profondo, sì, mi piace. Forte un pugno per Chansey, però questo, Non me ne faccio nulla così. Allora, vediamo un po'. Comor, li ho visti entrare qui dentro. I tabacco sono in piena forma. Sì, diciamo di sì. Link, sto cercando di farli ragionare, ma questi testoni non vogliono ascoltare. Non possiamo permettere che diamo accesso al legno Pokémon. Pensate a quei poveri tesori nelle mani di quegli netti. E lo stesso vale anche per voi. Dateci subito i vostri Pokémon. Anzi, ce li prendiamo da soli. Ma guarda questi. Jimmy, manda Leafeon. Livello 12. No. Tesla proprio no, mi spiace. Mandiamo un po' Starry, che è un po' che non gioca.
per davvero, però lui non gioca da un po'. Allora, Lifion Caro è l'altro che ha sveglia lampo. Vediamo un po' che combina però intanto nel frattempo. Io me la dormo, lui se la dorme perché deve ricaricarsi. Siamo in spinta e allora. Ok, avvelenato. No, avevo paura che tipo per qualche ragione non attacca, attacca prima Lifion. Avrei perso Starry. Tesla al 12. Buono, molto buono. Che shock perdere così. Eh già. Ma com'è possibile? Noi siamo nel giusto e quindi avremmo dovuto vincere. Benissimo, Link. E ora restituite subito il Pokémon. Sotto mappa. Neanche per sogno. Qui si mette male. Non solo non approvano quello che stiamo facendo, ma addirittura ci contrastano. Siamo 2 contro 2. Uniamo le forze e dimostriamo loro da che parte sta la ragione. Ancora voi. E poi vorrei sapere da quando in qua gli altri di Pokémon rivendicano di essere nel giusto. Link, facciamo vedere loro cosa significa una lotta degna di due amici affiatati. Vai, amichetto. Vai, migliore amico. Facciamo loro il culetto a stelle e strisce. Più a strisce che a stelle. Sporco lancio su Beldium. Grazie della mano, Baneri, eh. No! No, così subito no, però. Dai! Ma posso aspettarmi Pietrataglio a inizio gioco? Dovrei. Guarda, quando ho letto Pietrataglio ho detto è fatta. Ha perso. Ho perso Tesla. Dai, dai, Baneri! Decidi un po' che attaccare. Dai, levati un po' dalle scatole, su. Ma perché attacchi il mio? Lo so, ora ho capito che lo fa apposta, però... Però, che palle. Non è che mi fa arrabbiare sta cosa, però è un po' una seccatura. Cioè, facciamo gioco di squadra. Attacca l'altro. Fendi foglia su Hug, dai. Per liberare Pokémon dobbiamo sottrarli con la forza di uomini stupidi e responsabili. Avete proprio la testa dura. Qualunque sia la ragione, appropriarsi dei Pokémon altrui non è accettabile. Voi e tutti gli altri allenatori del vostro stampo fate solo soffrire Pokémon. Ma che cosa vi farneticando? Noi allenatori non faremo mai niente di male, Pokémon. Ok, vi rido il Pokémon. Però immaginate come debba essere triste nel sentirsi sfruttato dagli esseri umani. Un giorno capirete la vostra stupidità. Gli allenatori fanno emergere le capacità innate dei Pokémon. E i Pokémon obbediscono agli allenatori perché si fidano di loro. Non capisco proprio come tutto questo possa rendere tristi i Pokémon. Io vado a restituire Pokémon ed io vado a liberare un mio Pokémon. Guarda, me lo sentivo che sarebbe arrivato nei primi 10 episodi la prima morte. Quindi l'ottimismo dobbiamo avercelo, dobbiamo cercare di puntare ad arrivare fino in fondo. Però perché liberare? Depositare? Le ultime parole che posso dire per Ampharos sono: Ampharos, sei stato con me per 7 minuti e 25 secondi. Quello che posso dirti è grazie per avermi fatto palpitare il cuore quando ti ho visto, ma per avermelo spezzato quando sei andato KO. So long, soldato. Scusa, posso catturare Pokémon qua dentro? Che faccio? Non lo catturo? Ok, eccolo, eccolo. Si è buggato malissimo. Pichu? Per amicizia si evolve. Sì, dai, facciamolo, facciamolo. Insidia. Vabbè. Vabbè, però. Però. Si poteva trovare Garchomp, dai. È importante avere un altro membro. Allora, ti lancio direttamente la ball, la mega ball, così almeno è capace che ti prendo. Beh, era tanto facile alla fine. Andiamo un po'. Veleno. Ah, non male, dai. Cioè, no. Beh, non male, dai, per davvero. Le sacche elettriche sulle sue guance sono piccole. Se fuoriesce elettricità, resta fulminato. Tatino. Tart. Tartina, come le Pop-Tart. Non so se avete presente le Pop-Tart, quelle americane buone. Guarda, a questo punto ci arrivo a Zefiropoli, affronto gli allenatori che ci sono da affrontare qui. E si fa. Damn, boy! E tu che guardi l'acqua? Ah, non stai guardando l'acqua, ti stai solo muovendo. Sembrava che guardasse l'acqua, che devo fare? Marcellus Wallace? Bene, siamo quasi arrivati a Zefiropoli. E levati.
Scusa, bimbo, sono un po' brusco, lo so, però ti metti in mezzo alla strada. E tu? Bubusettete! Niente, non lo spavento. Kimberly preziosi? Oh, Dratini! Lo voglio! Qualunque sia il tipo, lo voglio. Vai in crotuono! Facciamogli un bel dannone. Danette Danone. Oh, yes! Tipo volante o acqua. Ha un Aggron! Bello! E forte. Beh, ancora con Incrotuono, Starry! Bella, anche questo super efficace! Oddio, Aggron volante sarebbe fantastico. Casca dal cielo, ti schiaia proprio. Ok, andiamo. No, eccoci qui. Sì, qui c'è la palestra normale, vero? Ma che vuoi? Stai buono! Poi c'è anche il museo, che la palestra sta nel museo poi. Ma perché c'entro Pokémon? Va bene, grazie, lo so però, Comor, lo so. Tranquillo. È tipo normale, cerca di avere un Pokémon lotta. Chissà se qualcuno me lo regala, un Pokémon lotta. Ma non credo. Bene, amici, per questo video è tutto. Siamo arrivati a Zefiropoli, abbiamo fatto 9 catture, abbiamo perso un compagno, il primo. Già al quarto episodio, ma così va l'avventura della Nuzlocke. In descrizione trovate sempre, oltre alle regole, i link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo ovviamente con un nuovo video. Bye bye!